Questa notte è stato oggetto di una aggressione un circolo del Partito Democratico a Ponte Milvio a Roma. L'aggressione è stata adesso rivendicata da un gruppo neonazista che si chiama Rivolta Nazionale, già noto per un video di presentazione con le bandiere del partito nazista, con le svastiche, che conclude il suo volantino di rivendicazione inneggiando al fascismo. A parte chiedermi come sia ancora possibile in questo paese che un gruppo che inneggia dichiaratamente al fascismo e al nazismo possa rimanere in vita, chiediamo che il governo venga a riferire su questa e sulle altre aggressioni, troppe, che le sedi del Partito Democratico hanno subito in questi mesi e in questi anni, e sul perché questo gruppo dichiaratamente fascista e dunque incostituzionale sia ancora in vita. Grazie.